Un cordiale buon pomeriggio e bentrovati con il big match valido per la decima giornata di questa fase preliminare. A parlarvi è Francesco Patti, desideroso di raccontarvi quanto accadrà tra la seconda della classe Sapiretica e il Colchoneros, desideroso di punti importanti in chiave Champions. Andiamo a leggere insieme entrambe le formazioni. Per quanto concerne la Sapiretica, in porta Passecchi, in difesa Carbonaro, Salvo Sapienza e Calì. Al centrocampo il trio composto da Secondo, Filippo Sapienza e Pulvirenti, a supporto dell'unica punta Costanzo, pronto a subentrare dalla panchina Di Bella. Il Colchoneros risponde con Gianluca Tarro in porta, in difesa Pappalardo, Indaco e Mascali. Al centrocampo il trio composto da Dario Mancuso, Messina e Federico Tarro per l'unica punta, ovvero Ricciardello, pronti a dare il proprio supporto dalla panchina sia Capitan Previdi che Gianluca Mancuso. Arbitra il match il signor Giuseppe Marcellino. Parte forte il Colchoneros che dopo appena 5 minuti impegna severamente un attento Secchi con il destro angolato di Ricciardello. La risposta però della Sapiretica è targata Salvo Pulvirenti, il numero 10 fa il vuoto dietro di sé, bellissimo il doppio dribbling, slalom Alberto Tomba, poi però bravo Gianluca Tarro ad evitare che l'avversario segnasse la prima rete per i suoi, ad emulare il numero 10 della Sapiretica, che ci pensa il proprio compagno Andrea Secondo, bellissimo il dribbling, bravo però Alessandro Pappalardo del Colchoneros a evitare che il pallone carambolasse lì in area di rigore per Costanzo. Tutto solo, ci prova ancora Andrea Secondo, bravo Gianluca Tarro. È un match ai ritmi elevatissimi, al 21esimo minuto però il Colchoneros avrebbe l'occasione per passare in vantaggio, la spreca Gianluca Mancuso. Finisce dunque a reti inviolate questo primo tempo che ha visto due squadre affrontarsi senza alcun timore reverenziale, 1-0-0 che però non ha tradito le attese nell'ambito del gioco, tante reazioni. E allora parte nuovamente forte il Colchoneros qui con la fucilata di Aldo Messina, che viene battezzata fuori da un attento Peppe Secchi. Ancora qui il Colchoneros, bella giocata di Gianluca Mancuso per Capitan Marco Previti, mira però sballata e palla che finisce a lato. Finalmente la risposta della Sapiretica giunge al 7 minuto con Costanzo che la mette qui per Di Bella, arriva in corsa Carbonaro, bravissimo Gianluca Tarro, si alzano i ritmi qui Previti per Mascali, guardate, la mette in mezzo, bravissimo ancora Secchi su Gianluca Mancuso. La Sapiretica risponde al canto suo in qualche modo in contropiede, ma guardate ancora Gianluca Mancuso, supera Salvo Sapienza ma trova di fronte a sé un ottimo Giuseppe Secchi, un ottimo momento del Colchoneros che meriterebbe certamente il vantaggio ma a tempo scaduto. Guardate Andrea Secondo recupera una palla in difesa, salta Gianluca Mancuso, imbeccata per Salvo Pulvirenti, tutto solo in mezzo ed è la rete del 1-0 al 25esimo minuto. Al photo finish la Sapi Electric passa in vantaggio e il gol della vittoria e il gol della vetta solitaria in virtù anche del pareggio del Sapeco Credi con mezza parola Salvo Pulvirenti. Ringrazia Andrea Secondo, la maggior parte del merito del gol e del numero 99 in blu. Finisce dunque 1-0 il Colchoneros, rimane con un pugno di mosche in mano, certamente avrebbe meritato di più la squadra di Marco Previti. Io vi ringrazio per avermi seguito, da Francesco Patti è tutto, arrivederci alla prossima giornata. Tre punti per sperare ancora nella vetta, tre punti per allungare sulle inseguitrici. Buonasera a tutti da parte di Francesco Patti, pronto a raccontarvi questo interessantissimo big match valido per la decima giornata della fase preliminare. Si affrontano da una parte il Sapeco Redi, dall'altra la capolista mezza parola. Andiamo insieme a leggere entrambe le formazioni. Per quanto attiene il Sapeco Redi, in porta va Capitan Ciurcina, coadiuvato dal terzetto difensivo composto da Anthony Ofria, Anastasi è venuto al centrocampo, Carlo Ofria insieme a Urzì e Raspina a supporto di Scuderi, pronti a subentrare dalla panchina sia Cresta che Cavallaro. Il mezzaparola risponde con Arezzi tra i pari, poi mezza Salma, Capitan Amaru e Amore in difesa. Al centrocampo il trio composto da Magri, Costanzo e Di Stefano per l'unica punta Gravagna. Ad arbitrare l'incontro è il signor Sebastiano Napoli, neanche il tempo di trovare un posto comodo in tribuna che il mezzaparola trova subito il vantaggio con la bella
Schioppettata di Luca Di Stefano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Save Corretti risponde poco dopo con Scuderi che serve qui la spina. Bravissimo Rezzi, un primo momento, guardate, miracolo su Scuderi. Poco dopo poi l'azione si conclude con un nulla di fatto. Grande l'intervento, il doppio intervento di Danny Arezzi a salvare il mezza parola che poi qui conquista un ottimo pallone con Costanzo. Il destro però di Gravagna non dà esito fruttuoso, non c'è un attimo di pausa. Urzi in becca Scuderi che porta a spasso un po' gli avversari all'interno dell'area di rigore, poi frana su se stesso e l'azione non dà alcun esito positivo per i gialli che addirittura subiscono qui il contropiede targato Magri. Bravissimo capitan Ciurcina, al 14esimo ci prova la spina a impegnare un attento e rettivo Danny Arezzi. Ancora 1-0 per il mezza parola che qui si salva ancora una volta con il proprio portiere. Sul sinistro avversario si rivede il mezza parola con il destro poderoso di Orazio Gravagna, deviato in calcio d'angolo da Ciurcina. Finisce il primo tempo 1-0 in favore dei neri, che al momento sarebbero ancora solitari in vetta, staccando gli avversari di 6 punti. Ma c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Infatti il Save Corretti si fa subito avanti qui con Venuto che la mette in mezzo. Poi guardate, arriva addirittura Carofi a destro a foglia morta, che però viene battezzato fuori da un attento Danny Arezzi. Risposta del mezza parola qui con Costanzo. Guardate, Di Stefano tradisce i suoi salvando gli avversari. Un tiro che forse sarebbe stato destinato in rete. Al settimo minuto ci prova prima Carofi, poi in qualche modo Riccardo Raspina. Ancora non si passa tra le vie di Danny Arezzi, ci prova Anastasi, destro che pettina l'incrocio dei pali. È un ottimo momento del Save Corretti che prima ci prova con Cavallaro su calcio di punizione. E il preludio al gol che infatti arriva al quarto d'ora con Venuto che serve Urzi, imbeccata deliziosa per Cavallaro che fa 1-1, tradisce l'ex di turno come in ogni edizione. E allora 1-1, tutto da rifare per questo mezza parola. Ottimo però il pareggio del Save Corretti, che è davvero meritato quanto ottenuto. Ci prova qui Orazio Gravagna al 18esimo minuto, palla che lambisce il palo alla destra di Ciurcina. Siamo negli ultimi istanti di gioco, bella la giocata di mezza salma Sombrero ai danni di Riccardo Raspina. Poi l'azione si conclude con un nulla di fatto e l'ultimo sussulto. Finisce 1-1 in mezza parola, rimane secondo in classifica in virtù della vittoria a fondo finish della Sapi Elettriche, che giunge al primo posto. Al momento vi ringrazio per avermi seguito, da Francesco Patti è tutto, arrivederci, alla prossima giornata.
We'll be right back.